Bella ragazzi e benvenuti a questo secondo video sui giochi che ho provato all'E3. Come avevo detto già nel video di Battlefield, vi avrei portato un video di Need for Speed Rivals, cioè questo qui. E sono i due giochi che ho provato, anzi che ho provato e registrato, perché in più ho provato anche FIFA, però non ho potuto registrare nulla, quindi magari farò un video in futuro. Comunque oggi vi porto un video di Need for Speed Rivals, che è il secondo ed ultimo gioco che vi porterò probabilmente, anzi sicuramente, con il gameplay sotto. Quindi iniziamo subito col dire qualcosa sul gioco. Il titolo è il 20° capitolo della serie ed è sviluppato dalla Ghost, che era precedentemente conosciuta come EA Gothenburg. Uscirà il 19 novembre per la old gen ormai, cioè 360 e PlayStation 3, oltre che sul PC, e il 3 dicembre per le nuove generazioni, quindi per PS4 e Xbox One. Dalla demo che ho provato ho potuto vedere che il gameplay è abbastanza simile a quello di Hot Pursuit, e ovviamente c'erano disponibili solo due macchine, cioè la Ferrari per i fuorilegge e la macchina della polizia, che ora mi sfugge il modello. E si chiama Rivals appunto perché diciamo che è la guerra eterna tra polizia e fuorilegge. Ovviamente nella carriera si potranno utilizzare entrambe le fazioni, si potranno utilizzare anche contemporaneamente, magari switchando da fuorilegge a polizia durante la stessa carriera, per magari completarla al 100%. Una cosa importante da dire è che in questo gioco non esiste single player e multiplayer, è tutto un insieme. Tranquilli, ora ve lo spiego. Non so se voi avete giocato a Test Drive Unlimited, ma mi ha ricordato molto quello stile di gameplay, perché ci sarà questa mappa open world, cioè aperta, in cui potremo incontrare tutti i nostri amici e vedere cosa fanno e cosa non fanno. Si potrà guidare appunto la polizia fuori legge, e nella stessa mappa si potranno fare inseguimenti, gare, e si potrà sfuggire alla polizia, si potranno catturare i fuorilegge se si guida la polizia. Ovviamente sarà possibile anche chiudere il nostro mondo per non renderlo visibile a tutti e giocare magari solo noi in single player, però ovviamente l'interazione di questa cosa tra multiplayer e single player non capisco perché uno dovrebbe non utilizzarla, quindi vabbè, questo qua comunque è a scelta del giocatore. Come ho detto prima, l'intera esperienza di gioco si basa sulla rivalità tra polizia e fuorilegge. Ovviamente si potranno guidare entrambe le fazioni. Guidando i fuorilegge si potranno fare sfide, inseguimenti, gare clandestine, ovviamente sfuggire alla polizia. Si potrà anche interagire con il multiplayer sfidando un amico sulla mappa, nel senso che se affiancheremo una macchina di un amico, ci basterà premere L1, io dico L1 perché l'ho provato con il joystick PS3, basterà premere L1 e far partire la gara. Noi siamo riusciti a provare, anzi potevamo solamente provare le sfide a checkpoint, che erano o una gara con un singolo checkpoint oppure mi sembra con 16. Finendo queste gare si accumulano speed point, che nella demo non erano utilizzabili. Probabilmente nel gioco avranno qualche scopo, ma nel gameplay che abbiamo fatto non potevamo utilizzarli. Una cosa da dire è che se durante una gara incontrassimo una macchina della polizia, inizierà l'inseguimento. Ovviamente o si sfugge alla polizia o questa ci cattura. Se ci cattura, da quel che ho notato, perdiamo tutti gli speed point. Ora, come ho detto prima, non so quale sia l'implementazione degli speed point all'interno del gioco, ma comunque uno scopo ci sarà, quindi dovremo cercare comunque di sfuggire alla polizia per non perdere tutti i nostri punti che abbiamo accumulato tramite le sfide e tramite gli eventi. Nel gameplay che vedete io guido una Ferrari, cioè quella dei fuorilegge. Per quanto riguarda la polizia non ho ben capito il gameplay perché non l'ho potuto utilizzare, ho solamente visto dagli schermi magari di chi mi stava vicino che facevano gli inseguimenti, giravano per il mondo e cercavano le macchine che stavano facendo a gara tra di loro per catturarle. Più di questo non vi so dire veramente perché non l'ho provato. Una cosa che ho notato però è che se la polizia inseguiva un fuorilegge e lo catturava, gli speed point del fuorilegge si azzeravano, quindi probabilmente se si viene catturati perderemo tutti gli speed point e andranno al poliziotto. Questo non l'ho capito, quindi non so dirvelo con certezza. Parlando un po' meno del gameplay, posso dirvi che la prima cosa che mi ha colpito è stata la grafica, perché sia tutti i dettagli della macchina, che sia di quella fuorilegge che di quella della polizia, e sono veramente eccezionali. Anche ovviamente tutte le texture della mappa, non è facile comunque gestire per il motore grafico un mondo aperto così esteso. Mi ha colpito veramente tanto. E parlando anche un po' della giocabilità, col joystick della PlayStation mi sono trovato abbastanza bene, anche se è un po' difficile da controllare la macchina, soprattutto in curva, perché se derapa, se si tiene troppo premuto il freno, la macchina si ribalta e è un po' un casino. Una cosa da dire è che più la macchina si danneggia, più è difficile guidarla, quindi anche questo, il realismo non manca in questo gioco. Ovviamente se la macchina poi si danneggia ci sarà la possibilità di ripararla
tramite delle apposite sezioni che si trovano sulla mappa, delle apposite icone in cui noi basterà passarci, la macchina magicamente tornerà nuova. Concludendo il discorso, posso dirvi che questo Need for Speed mi ha incuriosito veramente tanto, perché come ho detto nel video della conferenza ieri, sembra tornato al fascino della vecchia serie, cioè quella in cui c'erano semplicemente inseguimenti, polizia e gare clandestine. E nell'ultimo periodo l'avevo un po' perso di vista questo brand, perché appunto si era un po' allontanato da queste linee generali, però questo sembra veramente ben fatto, e con la possibilità poi dell'open world, dell'interazione tra multiplayer e single player, della possibilità di interazione tra i nostri amici, diciamo che è un titolo che sicuramente penso che comprerò al lancio, o se non al lancio qualche settimana dopo. Come ho detto, uscirà il 19 novembre per la vecchia generazione e il 3 dicembre per la nuova generazione, quindi Xbox One e PS4. Uscirà anche su PC e contemporaneamente all'uscita oggigiorno ormai. Quindi, come ho detto, è un titolo che mi ha entusiasmato per quei 20 minuti che l'ho provato. Lasciatemi un commento con scritto se lo aspettate, se lo comprerete, se non lo comprerete, cosa vi è sembrato, come vi è sembrato dal video. Lasciatemi un commento qui sotto al video, lasciate un like, bella!